Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, quando si parla di alimentazione e performance, tutti guardano la punta dell'iceberg. Ma quanti carbo devo mangiare? Ma cosa devo assumere prima e dopo l'allenamento? Cosa devo fare? L'acqua, ragazzi. L'acqua è l'elemento fondamentale che influenza la salute, la performance e la composizione corporea. Volete essere sicuri di potervi allenare al 100%? Allora ottimizzate la vostra idratazione. Ricordiamoci bene che noi siamo fatti di acqua. I nostri muscoli ne sono composti per il 75%, il cervello al 76%, il sangue all'82% e pensate che addirittura i nostri polmoni ne sono composti del 90%. Bere ragazzi, bere è una raccomandazione, lo so, molto comune, ma efficace per mantenerci in salute e soprattutto garantire un po' di benessere al nostro corpo. Ma sappiamo davvero perché l'idratazione è così importante? La quantità d'acqua da assumere ogni giorno può variare a seconda di numerosi fattori: il nostro stato di salute, l'attività fisica svolta, il luogo in cui viviamo, mille fattori. L'acqua però, come abbiamo detto, è una delle componenti principale del nostro corpo, se non la componente principale del nostro corpo, e tutto l'organismo dipende proprio dall'acqua, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle tossine dagli organi vitali, il trasporto dei macro e dei micronutrienti verso le cellule. Inoltre l'acqua è necessaria per mantenere le nostre mucose inumidite, quindi le mucose della gola e del naso belle inumidite. La carenza d'acqua può portare a disidratazione, che è una condizione che non permette al corpo di funzionare regolarmente. Considerate che anche uno stato di disidratazione lieve e leggero può causare un forte stato di affaticamento e stanchezza. Basta pensare a quando abbiamo di solito febbre, vomito, diarrea o influenza. Il modo migliore per comunque placare questi sintomi è sicuramente reintegrare liquidi e bere tanta acqua. Non solo semplice acqua. Chi magari fa fatica a ricordarsi di bere quel bicchiere d'acqua in più può pensare di sostituire il tutto con magari dei frullati di frutta fresca, dei succhi freschi fatti in casa con frutta e verdura. Ci sono mille alternative. Anche ciò che mangiamo contribuisce alla nostra idratazione. Pensiamo ad esempio ai pomodori, a una bella anguria bella succosa e piena d'acqua, a dei cetrioli, al melone. Provate voi le alternative. Vediamo ora insieme alcuni importanti motivi per bere di più e stare attenti alla nostra idratazione. Primo punto: bere di più fa perdere peso. Allora, non è che l'acqua vi faccia dimagrire, sia ben chiaro. Bere acqua aiuta di più però a regolare il senso dell'appetito e a favorire il senso della sazietà. Bere di più permette di allontanare il senso della fame, soprattutto se si tende a mangiare molto fuori pasto, e a ridurre le porzioni di cibi che sono un po' troppo abbondanti. Inoltre, la disidratazione rende più difficile per il corpo metabolizzare i grassi. Per questo chi vuole dimagrire ma tende a non bere molto farà più fatica a perdere peso, perché farà fatica a metabolizzare i grassi. Motivo 2: allenarsi meglio. Bisogna ricordarci che l'acqua alimenta i muscoli di energia, ok? Ecco perché si consiglia di bere sempre prima e durante l'allenamento, oltre che dopo ovviamente, bevete sempre a cavallo dell'allenamento. Abituarsi a bere di più, soprattutto durante l'allenamento, è una sana abitudine che porta anche a ridurre il rischio che possano esserci crampi, giramenti di testa, affaticamento oppure distorsioni. Ovvio che allenandosi si suda di più e bisogna reintegrare i liquidi, quindi mi raccomando, ascoltate sempre il vostro corpo per capire le necessità dei liquidi di cui ha bisogno. Punto numero 3. La pelle più bella. Secondo recenti ricerche, l'acqua e bere acqua aiuta a attenuare questo senso di pelle secca. Rende la pelle più idratata, rende la pelle più bella e quindi rende la pelle più giovane. Infatti bere molta acqua aiuta a eliminare meglio le tossine e i batteri che si sono accumulati. Quindi mi raccomando, perché l'idratazione preventiva della pelle aiuta la pelle a renderla più bella, più liscia, più tonica e più soda. Punto numero 4. Prevenire il mal di testa. Dovete sapere che la disidratazione è una delle cause più comuni del mal di testa. Mantenere un apporto regolare di liquidi e di acqua potrebbe dunque contribuire a ridurre questa sensazione di mal di testa e affaticamento.
Ovvio che mi raccomando, l'acqua è una delle cause, cioè la mancanza d'acqua è una delle cause del mal di testa, ma non è l'unica, quindi se soffrite di mal di testa andate dal medico o da chi di dovere a farvi dare una controllatina, mi raccomando. Punto numero 5, migliorare la concentrazione. Bere un bicchiere d'acqua prima di una prova o prima di un avvenimento importante o di un compito lavorativo, insomma, permette al cervello di ricaricarsi e di migliorare le capacità cognitive, rendendoci quindi più concentrati e più attenti. Bere un bicchiere d'acqua, infatti, soddisferebbe quelle che sono le esigenze del cervello. Non sono io che ve lo confermo, ovviamente. A confermarlo, infatti, è uno studio del ricercatore della University of East London e pubblicato dalla rivista che vi lascio scritta qui sotto. Punto numero 6. Rafforzare il sistema immunitario. Bere acqua aiuta il nostro corpo a difendersi dai raffreddori e dai malanni di stagione e a prevenire l'accumulo di sali a livello renale che potrebbero contribuire alla formazione di calcoli. L'acqua inoltre contribuisce a mantenere la corretta densità del sangue, quindi mi raccomando. Punto numero 7. Depurarsi e digerire meglio. L'acqua aiuta il nostro corpo ad eliminare le tossine e tutti i materiali di scarto che si accumulano durante la giornata. Inoltre bere di più allevia i problemi di stitichezza. Non vado oltre, eh. Punto numero 8. Siamo quasi finiti, abbiamo quasi finito, eh. Punto numero 8. La corretta idratazione permette al nostro corpo di lavorare alla massima capacità. Tra l'altro, un maggior livello di energia, ovviamente, permette di avvertire meno la sensazione di stanchezza. Quindi ci fa sentire più energici con albando la pigrizia. Si crea dunque un effetto positivo, per cui in realtà bere un bicchiere d'acqua potrebbe farvi sentire più forti ed energici di una semplice tazzina di caffè. Punto numero 9, l'ultimo ma non meno importante, anzi, sentirsi più felici. Ecco un effetto dell'idratazione che forse non conoscevate. L'acqua incoraggia il flusso di ormoni e di sostanze nutritive all'interno del nostro organismo. Questo può permettere un miglior rilascio di endorfine, che sono sostanze legate al buon umore e alla felicità. Il corpo si sentirà meglio, la mente di conseguenza si sentirà più serena e vedrete che persino l'aspetto fisico migliorerà. Ma arriviamo alla domanda cruciale che so che tutti vi state ponendo e mi state ponendo mentre guardate questo video. Lo so, lo so. Ila, ma quanta acqua dobbiamo bere noi al giorno? Allora, per non so quale motivo, c'è la raccomandazione standard di bere 8 bicchieri d'acqua al giorno. Non so su che base, non so perché devono essere 8, sta di fatto che 8 è un buon quantitativo, quindi non c'è niente di male nel bere 8 bicchieri d'acqua al giorno. In realtà però siamo tutti diversi e abbiamo tutti necessità diverse. Alcune persone hanno bisogno di più acqua, altre ne hanno bisogno di meno. In entrambi i casi bisogna vedere cosa funziona meglio per il nostro corpo. Vi sembrerà una cosa banale, ma il nostro corpo ci dice sempre, tutti i giorni, chiaro e tondo, di quanta acqua abbiamo bisogno. Mi viene da sorridere perché è una cosa che la prima volta che l'ho raccontata ai miei amici e ai miei conoscenti per spiegargli un pochettino questa cosa, all'inizio mi hanno un po' guardato male. Poi però in realtà si sono resi conto che era vero quello che dicevo. Invece che seguire la regola degli 8 bicchieri al giorno, bisogna seguire la regola innanzitutto del nostro stato d'animo, cioè se abbiamo sete dobbiamo bere, primo. E seconda cosa, dobbiamo monitorare la nostra pipì. Avete capito bene, dobbiamo monitorare la nostra pipì. Vi lascio da qualche parte un grafico. Ve lo lascio per qualche secondo, magari faccio il voice over, non lo so. Comunque, ecco, adesso vi mostro un grafico dove si vede chiaramente i livelli di colorazione della vostra pipì, ok? Questo grafico secondo me è fantastico perché in poche parole, in una sola immagine, vi mostra in modo rapido come state gestendo il vostro corpo. Quindi nel momento in cui il colore è arancione, fortemente arancione,
vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quel colore, quella colorazione così intensa è data dai materiali di scarto del vostro corpo. Se è così colorato, vuol dire che c'è troppo materiale di scarto nel vostro corpo, che il vostro corpo non sta gestendo in maniera ottimale il materiale di scarto, ma lo sta ancora trattenendo a livello renale, piuttosto che comunque ancora dentro il vostro corpo. Quando invece la colorazione si avvicina al trasparente, quindi si avvicina al colore dell'acqua, vuol dire che il vostro corpo ha già eliminato tutte le tossine, o comunque la maggior parte delle tossine che doveva eliminare nel corso della giornata. Vi sembrerà una sciocchezza, ma direi che più chiaro di così il vostro corpo non potrebbe dire, non potrebbe parlare più chiaramente di così. Perciò ascoltatelo. Sappiate che se prendete un multivitaminico, anche della semplice vitamina B, poco dopo la colorazione della vostra pipì potrà essere di un giallo brillante. Ma questo non è dovuto a uno stato di disidratazione, è dovuto al multivitaminico. Ed è comunque una situazione temporanea. Perciò non dovete preoccuparvi. Riassumendo il tutto, morale della favola, vi ho detto tutti i motivi fondamentali per cui dovete bere acqua. Teneteli a mente. Vi ho detto il modo migliore per capire di quanta acqua il vostro corpo ha bisogno, perché per ognuno di voi l'acqua è la quantità d'acqua è differente. Ma soprattutto la cosa fondamentale che vi chiedo e vi dico di ricordarvi è di ascoltare il vostro corpo. Ascoltate quello che il vostro corpo vi dice. Chiedetevi sempre se avete o meno sete. Chiedetevi sempre se la pipì è della giusta colorazione. E se avete dei dubbi, bevete un bicchiere d'acqua in più, che tanto male non vi fa. Ma ricordatevi comunque che non serve stressarsi per ho bevuto troppo poco, aiuto, che cosa succede? Se il vostro corpo ha bisogno di acqua in più, ve lo dice, vi chiede di bere. Sentite subito questo senso di sete, quindi state tranquilli. Bene ragazzi, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, ma che soprattutto vi sia stato utile. Se sì, mi raccomando, mettete un bel mi piace e lasciateci un commento qui sotto. E se vi va, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!